Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Tutto il mondo del calcio, e non solo, è in apprensione per le condizioni di Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus è ricoverato da sabato ad Alessandria per un'emorragia cerebrale ed è in coma farmacologico. La situazione di Stefano Tacconi è monitorata giorno dopo giorno dall'equipe medica dell'ospedale. A dare importanti aggiornamenti sui primi segni di ripresa è stato il figlio, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha detto: «La mattina si era alzato dicendo che aveva un po' di mal di testa, ha fatto colazione e ha preso un Oki. Non ha mai avuto nulla, per questo non ci siamo allarmati». Un paio d'ore dopo, è sceso dalla macchina crollando all'improvviso. Per fortuna sono arrivati subito i soccorsi. Adesso però tutto sembra essersi normalizzato e si è in attesa solo di sviluppi positivi. Su questo aspetto, il figlio di Tacconi ha detto: «Dopo l'emorragia cerebrale, ha subito un intervento che è andato bene e ora è in coma farmacologico. Adesso bisogna aspettare e vedere come reagirà il fisico. I medici parlano di un leggero miglioramento, ma sono ancora cose lunghe. Quello che mi dà speranza è che l'ho visto colorito in faccia, ha mosso un po' gli occhi e gli arti. Fisicamente è una roccia». Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.